Passiamo all'Inter, Inter-Atalanta, dunque questo 7-2, non è il record assoluto per campionato a 18 squadre, però insomma è già un bel punteggio. Gianni Vasino. In profondità in avvio l'Inter, Serena serve Bergomi, libero essendo fuori Mandorini e Verdelli che va in area da solo e infila Ferron incolpevole in questa occasione, è l'1-0. Tre minuti dopo, bel lancio di Ferri per la testa di Serena che smarca Mateus che va al raddoppio da distanza ravvicinata. 23esimo, incredibile gol di Beppe Baresi che tenta un cross e trova la rete con Ferron fuori tempo. 27esimo, Mateus per Klisman, assist di Serena per Berti che si stende e batte Ferron, davvero frastornato. 4-0. Nel secondo tempo scende Caniggia, dal fondo crossa, arriva Ferri e manda la palla alle spalle del suo portiere. 4-1. Serena fa tutto da solo, scarta due avversari e supera ancora una volta Ferron. 5-1. Poi alla volta di Klisman. 6-1. Se ne va Serena ancora una volta tutto solo. Ferron si scontra in piena area ed è rigore. Batte Klisman dopo che Mateus gli aveva ceduto benevolmente la palla. 7-1. Punizione di Magrin ed è il 7-2 conclusivo. C'è ben poco da dire su un risultato che parla da solo. Diciamo solo che con la grinta e la determinazione vista oggi all'Inter, forse i giocatori di Trapattoni hanno molti rimpianti dentro di loro. E te, Paolo.